In vista della beatificazione di Papa Giovanni Paolo I, il Museo Albino Luciani ha organizzato un fitto programma di eventi per celebrare a dovere il momento tanto atteso. Un calendario che accompagnerà i fedeli per tutta l'estate fino al 4 settembre, data fatidica della cerimonia in San Pietro. Una settimana dopo ci sarà una messa di ringraziamento presieduta dal Patriarca di Venezia assieme ai Vescovi del Triveneto per festeggiare anche tra i concittadini del Papa del Sorriso l'importante traguardo. Questi momenti saranno preceduti da una serie di eventi, tra cui ricordiamo uno dei più importanti, l'incontro con Candela Giarda, la ragazza che ha ottenuto la guarigione grazie all'intercessione di Papa Luciani. Ci saranno importanti concerti, momenti culturali, mostre, specialmente quella dei grandi silenzi o sull'emigrazione di Augusto Murer, ma anche momenti che ricordano la figura del poeta Valerio da Pos nel bicentenario della morte, poeta contadino anche lui di Canale d'Agordo, lo scultore Augusto Murer nei 100 anni della sua nascita. Ci saranno inoltre alcuni eventi per ricordare la figura di Don Antonio della Lucia e i 150 anni della fondazione della prima latteria sociale d'Italia, oltre a un ricco programma di attività offerto dall'Ecomuseo della Val del Bioise sui luoghi dell'infanzia di Albino Luciani. Per avere tutte le informazioni vi invitiamo a consultare il nostro sito www.musal.it, dove troverete tutti gli eventi, gli orari di apertura dei siti museali e tutto quanto potrebbe essere interessante sapere.